Entrate, entrate, entrate pure nella tenda della magnifica, magnifica e migliore veggente di tutto il mondo, Madame Splendente, proprio io, sì, sono io la migliore. La migliore veggente tra tutte. Siete qui per leggere il vostro futuro. Allora avete proprio scelto la persona migliore. Non sono io, la migliore tra tutte. Meravigliosa. Nessuna legge i tarocchi meglio di me. Come non ci state tutti, va, non importa, qualcuno resterà fuori a guardare. Chi riesce ad entrare, entri pure. Ma non mi interessa nulla di chi resterà fuori. Fatemi togliere questo meraviglioso scialle. Pronta per leggere il vostro futuro. Su, chiedetemi pure forza, non abbiate timore. Chiedetemi tutto quanto. Cosa volete sapere del futuro? Cosa volete sapere sul vostro amore? Sulla vostra salute? Non lo so, il lavoro? Approfittatene finché c'è la migliore veggente. Sì, potrei anche guardare nella mia sfera di cristallo, ma questa sera leggerò le mie carte. Sono carte molto, 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 molto speciali. Esattamente, Madame Splendente. Chi ha già una domanda pronta da farmi? Chi tra di voi? Vediamo un po'. Tu fai la tua domanda. Fai la tua domanda. Ti ascolto.
Vediamo un po' che cosa ci dicono. Queste sono le mie carte. Andiamo a vedere che cosa mi dicono per te. Andrò a pescarne prima tre. Faremo una lettura e poi altre tre per andare a fondo. No, non le puoi pescare tu. L'unica cosa che vi chiedo è per favore non incrociate né braccia né gambe, altrimenti il flusso di energia verrà interrotto. Tu là in fondo non va bene. Hai le gambe incrociate. Stai bloccando tutti i miei flussi. Il mago. Cinque di coppe. Terza carta. Asso di bastoni. Il mago. Cinque di coppe. Qui c'è una persona indecisa che non sa bene ciò che vuole. Da una parte, emotivamente è attratta da te. Sente che c'è del sentimento. Sente che c'è dell'amore. Percepisce un'attrazione. Un magnetismo. Un fuoco che vi attrae uno all'altro. Ma non sa se è pronto. Per andare verso questa strada. Verso questo cammino. Perché in passato sicuramente, leggo qui dalle carte, si nota qui che questa persona molto razionale, è una persona logica, brava a parlare e quindi può essere anche un manipolatore che sa come usare la parola. E noto anche che vi potete essere lasciati. Di non detto.
andiamo a pescare altre tre carte, vediamo più a fondo nella questione. Prima carta. Asso di coppe. Seconda carta. Nove di denari. Terza carta. Nove di spade. Allora, vediamo un po'. Questa persona, come dicevo prima, prova un sentimento. C'è un input ad aprirsi. Purtroppo, come vedo qui dalle carte, questa persona pensa soprattutto a se stessa, al suo bene. È molto, diciamo anche troppo, egoista. E quindi crea aspettative. Crea suspense. Come vedevo prima anche nelle altre carte, non dice tutto. Non è in grado di comunicare le proprie emozioni. E quindi le intenzioni di questa persona sono, come dire, non sono ancora ben definite. Da una parte vorrebbe fare un passo, ma dall'altra c'è un grande peso. La sua testa e poi questa persona è indirizzata verso se stessa. Questo è ciò che mi dicono le mie carte. Tu, chi vuole fare la prossima domanda? Interessante. Questa cosa interessa anche a te. Anche a te e a te. Perfetto. Allora facciamo una domanda generica per tutti quanti, ok? Non sono così magnifica che posso leggere le carte a tutti in una sola volta. Madame Splendente. Questo è un anello magico. Vediamo un po' cosa diranno le mie carte. Come sempre, non incrociate.
Diamo una mescolata a questo mazzo e andiamo a pescare. La domanda è: cosa succederebbe o cosa succederà se fate un passo avanti verso Crash? Vediamo Regina di Coppe. Di denari. Questa persona invece è nel set C'è qualcosa in cui sta riflettendo questa persona, sta pensando a qualcosa. Qualcosa sta crescendo. Però c'è un conflitto interiore. Forse c'è stata un'incomprensione tra di voi e questa persona si è allontanata da voi. Ora andiamo a vedere che cosa succederà se voi Questa persona sta risolvendo delle questioni familiari e nel momento in cui vi sente è come se ci fosse uno spostamento tra la mente e il cuore. Si riaccende una scintilla, c'è una chiarezza. Un sentimento che riaffiora. Potrebbe essere un nuovo inizio per alcuni di voi, o potrebbe essere che questa persona faccia un passo e potrete capirvi, comprendervi e parlare. Qui le carte dicono che se la contattate all'inizio può esserci uno scontro, delle parole forti, ma poi emergono le emozioni. Esattamente qui. Le emozioni ci sono, i sentimenti ci sono.
è un sentimento profondo e dalla rabbiatura ci si può spostare verso l'amore, verso l'apertura del cuore. Prego, prego, prego. Lo so, io sono la magnifica Madame Splendente. E voi questa sera avete avuto la fortuna di poter sentire e udire la mia meravigliosa voce. Avete avuto l'opportunità, l'occasione veramente rara di sapere il vero vostro futuro. Il destino letto dalle mie magiche e uniche carte.